Sì, c'è un clima ovviamente molto formale, come è corretto che sia. E, voglio dire, lo standing di Draghi è tale per cui non può che fare una buona impressione. Chi conosce la storia di Draghi sa chi è, non può che avere una buona opinione e il confronto, il dialogo non ha fatto che confermare questa buona opinione che già c'era. Nel primo incontro, diciamo che lui ci ha dato un quadro di massima sul collocamento del suo futuro governo e sulle linee di indirizzo. Nel secondo incontro, invece, è entrato più nel dettaglio e di conseguenza anche noi siamo entrati più nel dettaglio di alcune questioni programmatiche. Ma che vuol dire entrato più nel dettaglio? Che rispetto ad alcune questioni, mettiamo, la Lega dice per me è fondamentale la flat tax e lui risponde sì o no? Diciamo che è già uscita la notizia che lui ha detto che la flat tax non è nel suo programma, però dall'altra parte ci ha dato garanzia che non metterà la patrimoniale, cosa che chiedevano altri partiti, o che non aumenterà le tasse sulla casa e che non ha intenzione di aumentare la pressione fiscale. Quindi diciamo che su questo versante ci ha Ok, quindi soddisfatto vi la ha risposta, rassicurato oppure in anche quella sulle direzione. opere pubbliche. Sulle opere Sì, sulle opere pubbliche? pubbliche ci ha detto che gradendo molto il modello Genova, ritiene anche lui che sia necessario superare il codice degli appalti che crea una burocrazia infinita e che in qualche modo blocca lo sviluppo del paese, e quindi anche su questo ci ha trovato d'accordo, tanto per farle due esempi. Ok. Per esempio avete parlato anche delle vaccinazioni e di chi gestisce tutta la partita delle vaccinazioni e poi dei monoclonali, penso ad Arcuri. Abbiamo parlato del problema sul piano vaccinale che dal suo punto di vista e anche dal nostro è un problema da una parte di fornitura evidentemente, Certo. questo dipende fino a un certo punto dall'Italia, ma dipende dalle forniture delle case farmaceutiche. Quello che poi invece può fare il Paese, il governo, è sicuramente migliorare la logistica e quindi sul modello di quanto fatto in Lombardia, ma anche fatto in Piemonte, cercare di ampliare i luoghi in cui il vaccino possa essere somministrato, coinvolgere la protezione Ma è mai civile, venuto coinvolgere le fuori farmacie, il nome di coinvolgere tutte. Arcuri o comunque la possibilità che Arcuri resti o non resti al suo No, posto? no, No. Va bene. no, assolutamente Per no, lei dovrebbe assolutamente no. Abbiamo andare via parlato di temi, non Arcuri? di Per persone, ci mancherebbe altro. lei dovrebbe rimanere al suo posto Io Arcuri? ritengo che Arcuri abbia un po' troppi ruoli. Io penso che Arcuri non possa fare tutto, non può fare il super commissario dell'emergenza, responsabile della vaccinazione, il commissario dell'Ilva, adesso anche quello Ok. responsabile per i monoclonali. Insomma, mi pare che sia un po' oberato, ecco, questo sicuramente sì. Allora, le faccio vedere una foto.